Ti do la parola al sindaco. Allora, sono le 1:07, parlerò meno di oggi, va bene, questo lo prometto. Ieri, scusate, perché era ieri quando ho parlato il pomeriggio alle 3 per 1:40, quindi parlerò meno di ieri, oggi, insomma, quando era la seduta. Dunque, mi fa piacere stasera di aver ascoltato questo dibattito molto interessante e ringrazio la Presidente del Consiglio e la Conferenza dei Capigruppo, tutti i gruppi, per aver voluto questa iniziativa molto interessante, aver invitato enti e soggetti esterni, così come la partecipazione dei sindaci che sono qui oggi e della consigliera regionale che è qui presente oggi. Noi come sindaci, come sapete, abbiamo fatto un percorso condiviso che ci ha portato a stilare un protocollo d'intesa che noi riteniamo importante. Poi si possono avere opinioni differenti, naturalmente, ognuno è libero di avere le proprie opinioni, però trovare una sintesi, un'unità tra i sindaci che possono avere al loro interno anche delle sfumature differenti, ma trovarsi in una posizione unitaria per affrontare un tema così importante, così impattante com'è quello del processo, dell'individuazione e del percorso dell'aeroporto di Peretola e della nuova pista aeroportuale, è certamente un punto di forza che ci vede affrontare insieme questa situazione che per i nostri territori ha, per le particolarità dei territori, riflessi diversi, ma ha un comune denominatore che riguarda le prospettive della nostra area, dell'area metropolitana. Nelle valutazioni del documento presentato dal PD, ci sono alcune considerazioni che da sempre ho ribadito sia in campagna elettorale che successivamente anche con gli atti, che riguardano il ribadire la posizione di Sesto Fiorentino in tutti i consessi, così come l'abbiamo ribadita con gli atti nella presentazione delle nostre osservazioni che ci sono state a ottobre. Non abbiamo fatto il ricorso perché nessun sindaco ha fatto il ricorso insieme, abbiamo deciso questa posizione di intraprendere invece posizioni diverse e io ritengo che nel Consiglio di luglio dare l'idea di come ho ribadito anche all'interno del gruppo, nella discussione all'interno del gruppo del Partito Democratico, nel Consiglio di luglio far credere che con un voto contrario a favore del sindaco di Sesto si possa modificare la votazione in Consiglio regionale, quello non era possibile. Invece è possibile, e questo lo è, che ci sia in tutti i tavoli, in tutte le istituzioni, una posizione che il sindaco di Sesto ha sempre ribadito a tutti i tavoli, che sono le posizioni che emergono dalla maggioranza che esiste nel Consiglio di Sesto Fiorentino. Perché il sindaco, quando va ai tavoli istituzionali, deve rappresentare la situazione che c'è presente nel Consiglio Comunale. Questo è un compito del sindaco, non si va né oltre né si fa una diminuzio né un plus rispetto a quello che è e che deve essere la posizione che il sindaco rappresenta nei confronti degli altri sindaci, per serietà di comportamento, anche nei confronti degli altri sindaci, per ribadire quella che è la posizione che viene fuori dal Consiglio Comunale attraverso ordini del giorno, mozioni, pareri che vengono espressi nel Consiglio Comunale. Io credo, come ho ribadito più volte, che sia necessario, e lo abbiamo ribadito tutti insieme, tutti i sindaci, che sia necessaria una valutazione ambientale, strategica, una VAS, una VIS uniforme nella piana con tutte le opere che sono previste. Questo noi lo abbiamo ribadito anche nell'osservazione che abbiamo presentato alla conferenza dei servizi per il termovalorizzatore ed è agli atti. E la potete rivedere e riscontrare.
Quindi su questo noi siamo fermamente convinti, perché è evidente che in un territorio fortemente, come dire, attenzionato come il nostro, dove abbiamo la TAV, che è un'opera importante che c'è e che esiste, abbiamo la previsione della terza corsia, abbiamo il termovalorizzatore, è previsto termovalorizzatore che questo consiglio comunale ha approvato, che è nei programmi del PD, del PDS e del DS dal 99 e che quindi è qui e si verrà alla realizzazione nella prossima estate, e che deve essere attraverso questi strumenti, con anche la previsione della pista aeroportuale, nuova pista aeroportuale, ma anche quella attuale, indipendentemente da che sia nuova o non nuova, tant'è che noi sul termovalorizzatore richiediamo la VIS supplementare di tutta l'area, perché è un'opera che insiste in un territorio e che quindi va visto nel suo insieme. Quindi su questo c'è una piena condivisione, perché veramente un territorio dove ha delle criticità così importanti deve essere valutato nel suo insieme, con la previsione poi anche della caserma Marescialli dei Carabinieri, che si può discutere sulle scelte urbanistiche che sono state fatte negli anni passati, tuttavia ora è presente. Io ho la mia opinione, non la dico in questa sede, ma certamente è un'opinione che oggi però esiste. Quella struttura porterà, dato è così grande, un numero consistente, mi auguro che si possa riempire, dato che l'abbiamo fatta, di marescialli che andranno a quella scuola e quindi saranno presenti in quell'area, e dovremo tenere in considerazione anche quella presente, quindi una presenza di ulteriori soggetti che sono nell'area. Poi c'è la questione importante e fondamentale della università e quindi del polo scientifico universitario, di cui noi ribadiamo la necessità di sviluppo, del collegamento con la città, della necessità del collegamento, tant'è che proprio ieri e l'altro, insomma, quando è ora, è notte, quindi passaggio di giorno, ma insomma abbiamo fatto una conferenza in regione proprio per ribadire che la tranvia, la linea che deve arrivare al polo scientifico universitario, arrivi nei tempi più brevi possibili. È un'opera che è prontamente cantierabile su una parte di territorio che non richiede grandi opere impattanti, perché si tratta di territorio aperto, che va a collegarsi con la stazione di Castello in questa integrazione e che ha un costo importante, superiore ai 100 milioni di euro, e che è necessario realizzare, certamente, e realizzare subito, perché è un'opera che porta 10 milioni di utenti passeggeri l'anno e che permette di abbattere il traffico veicolare, che anche dagli studi che abbiamo visto in fase di quelli che abbiamo visto già dalla VIS nella variante al piano provinciale dei rifiuti, la maggiore incidenza sull'inquinamento è il flusso di traffico che è presente sulla A11 in entrata verso Firenze, e quindi in questo senso il traffico veicolare potrebbe essere diminuito. Quindi quello è uno degli elementi essenziali, così come è essenziale ribadire l'importanza del parco della Piana, che deve essere realizzato e sviluppato. Noi abbiamo, l'ho detto oggi, ieri, insomma, in consiglio con la presentazione delle linee guida del bilancio, abbiamo tutta una serie di opere relative alle piste ciclabili presenti nel Parco della Piana, che riguardano sia collegamenti orizzontali che verticali, perché ci sia una penetrazione e la possibilità di accesso dalle zone nord della città verso il Parco della Piana e verso Campio Bisenzio e verso Firenze, e quindi su quelle è necessario continuare a investire, a fare le opere, e che siano collegati con la tranvia, che attraverso un punto di collegamento e di intersezione con le piste ciclabili possa permettere il raggiungimento poi attraverso queste della città o dei luoghi di lavoro. È importante anche, e
confermo la mia, come dire, sostegno al Presidente del Consiglio che con questo ordine del giorno si impegna a convocare altre riunioni, altre assemblee, perché è utile la diffusione dell'informazione. Come tavolo dei sindaci noi ci siamo riuniti, noi riteniamo che avere una posizione di confronto e che ci tenga uniti di fronte a un'opera così impattante per i nostri territori sia un punto di forza dai quali noi possiamo trarre una maggiore anche capacità di relazionarci nei confronti di soggetti che come sono il Ministero, che è quello che attualmente ci ha inviato il materiale, ce l'ha inviato, l'abbiamo visto, eravamo all'incontro insieme venerdì a Prato quando ci è arrivato alle nostre indirizzi email il materiale dall'ENAC e dal Ministero dell'Ambiente. Lunedì prossimo ci sarà la riunione del tavolo tecnico, dove il Comune di Sesto coordina il tavolo tecnico con un proprio tecnico individuato. Gli altri comuni metteranno a disposizione i tecnici dei comuni e tutti insieme daremo le prime risposte alle osservazioni che noi dobbiamo presentare, e uno dei primi atti sarà quello di richiedere l'allungamento dei tempi, perché io credo che questo sia un atto fondamentale, perché i 30 giorni per l'espressione del nostro parere sono pochissimi, oltre che sollecitare il percorso partecipativo che non c'è stato, e quindi anche questo sarà uno degli atti che noi come sindaci porteremo avanti, perché erano procedimenti che erano previsti nel percorso che è stato approvato per il PIT dalla Regione Toscana, e quindi in quanto previsti è necessario che vengano adempiuti a questi obblighi. Io credo che il lavoro che ci aspetta è un lavoro di molto intenso. Un lavoro che riguarda sia la parte tecnica da una parte, perché noi abbiamo anche un obbligo di rispondere agli aspetti tecnici, e che ci deve vedere anche lì con un fronte comune rispetto almeno ad una piattaforma generale. Poi ogni comune avrà, naturalmente ogni territorio avrà le sue specificità, ma un fronte comune, e dall'altra un'azione politica che a questo punto è un'azione politica diversa rispetto a quella che è stata fatta negli anni passati. L'hanno detto bene i sindaci che sono al secondo mandato e che quindi conoscono la storia pregressa e che hanno fatto il percorso, quindi il percorso politico che poteva portare all'approvazione o meno del piano territoriale. È stato un percorso che ha visto una battaglia, portata avanti anche dal Sesto Fiorentino, che è stata ribadita negli atti che possono essere stati fatti dopo l'estate dell'anno scorso, e che però ha visto approvare il PIT da parte della Regione Toscana. Ora la battaglia è di tipo diverso, è un ragionamento sulla opportunità, oltre che gli aspetti tecnici che saranno naturalmente valutati dal gruppo tecnico che ci supporta in questa fase, e in questo senso noi faremo la nostra parte, perché vogliamo garantire al nostro territorio le potenzialità da una parte di sviluppo di un'area che era destinata dal punto di vista urbanistico tra luce e vino. Ma voi siete meravigliosi, perché siete meravigliosi, perché siete i miei preferiti, proprio siete veramente meravigliosi, che siete forti proprio. E vorrei metteste anche su Facebook qualcosa di carino tutta la giornata di oggi, il materiale ce n'avete a sfare, per cui potete sbizzarrirvi domani tutto il giorno. E quindi in questo senso davvero il nostro lavoro deve essere un lavoro che ci vede tutti quanti impegnati come sindaci in questa direzione, fare sapendo davvero che possiamo in questa fase ribadire quali sono le nostre posizioni, ribadire le posizioni dei nostri territori che vengono fuori dai consigli comunali nelle sedute anche come questo, e ribadire soprattutto che il territorio ha avuto una destinazione per tanti anni, è una destinazione che probabilmente ha avuto una sua ragione di esistere. Certamente il percorso politico dal 2009 in poi
non ha portato i suoi frutti e di questo non possiamo altro che prenderne atto. Grazie, Sindaco.